Buongiorno bambini, mi presento, sono la maestra Assunta e insegno alla scuola dell'infanzia L'isola che non c'è di Vianizza, che fa parte del comprensivo 1 di Acque Terme. Oggi vi racconterò una storia. Questa storia si intitola Adele e l'albero delle mele. C'era una volta un bellissimo melo che faceva bella mostra di sé nel giardino di Adele. Adele era una bambina simpaticissima. Ad agosto, quando le mele erano belle, mature e pronte da cogliere, tutti i bambini del paese facevano a gara ad arrampicarsi sul melo per farsi una bella scorpacciata. L'albero di mele, per fortuna, era fatato. Le sue mele crescevano, crescevano in fretta, talmente veloci che dalla sera alla mattina crescevano in continuazione. La mamma di Adele era ben contenta che i bimbi mangiassero così tanta frutta e li faceva entrare volentieri nel giardino. Il problema era che, essendo le mele così buone, i bambini, oltre a mangiarle, le portavano via sacchi interi. Così alla sera non restava nemmeno una mela per farci la torta. Adele ci rimaneva sempre male perché desiderava tanto mangiare la torta di mele di sua mamma. Ma la sua mamma non se la sentiva di impedire ai bambini di prendere le mele dal loro giardino. Cosa si poteva fare? Per fortuna arrivò zia Greta, la zia di Adele, che in realtà era una strega, ma Adele, siccome che era troppo piccola, non lo sapeva. La zia Greta, vedendo la bambina così triste, le chiese cosa non andava e la piccola le rispose che voleva tanto una torta di mele fatta dalla mamma. Ma a fine giornata non c'erano mele abbastanza per prepararla. Allora la zia Greta parlò con la mamma e insieme decisero che era arrivata l'ora di dare una regolata a tutti i bambini ingordi. Così la zia di Adele prese a passeggiare attorno all'albero di mele. In quel momento, sui rami non c'era nessuno. Allora Greta confabulava tra sé e sé con parole strane e magiche. Dopodiché toccò l'albero e sorrise tutta soddisfatta. Prese poi un cartello e ci scrisse sopra: "Mangia quante mele vuoi, ma non portarne via più che puoi." E lo appese proprio lì, davanti al melo. Vedrai che già da stasera la mamma avrà tutte le mele necessarie per fare la torta, disse la zia Greta ad Adele. Proprio in quel momento, nel giardino, arrivò un ragazzino che Adele lo conosceva bene, di nome Lucio. "Ciao Adele! Salgo su a prendere un po' di mele", gridò il ragazzo. Mentre con un balzo saliva sul ramo del melo, senza guardare nemmeno il cartello. "Ciao Lucio", rispose Adele, che avrebbe tanto voluto anche lei salire sul melo, ma era ancora troppo piccola per riuscirci. Lucio iniziò a mangiare una mela, poi ancora un'altra, poi iniziò a riempire le tasche della giacchetta e dei pantaloni. Alla fine, non sapendo più dove metterle, decise di scendere e andare a casa. Ma mentre cercava di scendere, successe una cosa strana. Lucio rimase completamente appiccicato al tronco dell'albero. "Aiuto, aiuto!" cominciò a gridare Lucio. "Sono rimasto appiccicato al tronco del melo!" Adele, sua zia e la mamma accorsero.
Ragazzo mio, quante mele hai mangiato? Chiese Greta. Una soltanto, rispose Lucio. E nelle tasche, quante mele hai? Lucio non rispose, rimase in silenzio. Aveva capito che non era giusto approfittarsene. Così tirò una ad una tutte le mele dalle tasche e le restituì alla mamma di Adele. Come per magia, Lucio si staccò dall'albero, ma la mamma di Adele, sorridendo, le mise in mano una mela. Lucio ringraziò tutto contento, salutò Adele e corse a casa. Dopo poco arrivarono altri due ragazzi, ma fecero la stessa fine di Lucio, perché non avevano letto nemmeno loro il cartello e quindi rimasero appiccicato al tronco delle mele. All'improvviso arriva zia Greta. Ma il cartello non l'avete letto, vero? I due scossero la testa, svuotarono le tasche e finalmente furono liberi di tornare a casa con un'altra mela in mano come ricompensa. E così fu per tutti gli altri ragazzi del paese. A fine giornata il melo era nuovamente senza un solo frutto attaccato ai rami, ma siccome tutti i ragazzi avevano restituito le mele prese in eccesso, Adele si ritrovava con tante di quelle mele che la sua mamma di torte ne poteva preparare addirittura 10. In men che non si dica, nel paese si sparse la voce che dal melo fatato si potevano prendere solo le mele di cui si aveva veramente bisogno. In questo modo tutti i bimbi e i ragazzi dovevano venire più spesso nel giardino di Adele e così lei si trovava sempre con un sacco di amici con cui giocare. Ma soprattutto, da quando la sua mamma la sera poteva cogliere le mele di cui aveva bisogno, ogni giorno a merenda c'era sempre la torta di mele per tutti. E Adele e tutti i bambini erano felici. Fine.